Negli episodi precedenti. Io non sono ancora pronto a ridartelo. Sarebbe una bugia. Secondo me vuoi manipolarmi con la storia dell'anello, del visto e tutto il resto. E questo non va bene. Andrew sarebbe dovuto tornare insieme ad Amira. Beh, so che è molto deluso dopo tutto quello che è successo. Stiamo valutando la possibilità di passare dalla Serbia. Credo che non debba avere difficoltà a passare da lì. Beh... vorrei essere più felice. E come pensi di fare? Voglio un'amica. Non dovreste prendervi un po' di tempo per stare insieme da soli? E se Isel diventa gelosa perché magari un giorno dai più attenzione a questa nuova fidanzata? Due linee significa incinta o no? Temo che adesso i suoi genitori ci controlleranno ancora di più. Ha fatto il test oggi. Questo non è un gioco, sul serio, dobbiamo saperlo. Ok, non sono incinta. Ancora. Bravo! Come posso sapere che non vorrai avere dei figli a un certo punto? Già. Tra 6 mesi o 6 anni potresti pensarla diversamente. Dov'è andato, Jovi? Non sei stato un attimo con me? Cos'è, Jovi? Puoi spiegarmelo? Me ne vado se continui a rompere i co... Certo che continuo, sono arrabbiata. Dove puoi andare? Oggi siamo a casa dei genitori di Jovi, perché ieri abbiamo fatto la festa di fidanzamento nel posto dove è cresciuto. Ma è finita malissimo. Jovi mi ha lasciata da sola ed è andato a ubriacarsi con i suoi amici ignorandomi per tutta la sera. Ce l'hai con me? Va tutto bene oppure... Certo che ce l'ho con te, Jovi. Ma perché? Che motivo hai per essere arrabbiata? Quella festa era per noi. Tu non hai passato con me nemmeno qualche minuto, o sbaglio? Non sono per niente contenta. Quello di ieri doveva essere un momento speciale, la nostra festa di fidanzamento. Dovevamo divertirci. Non so perché abbia voluto rovinare tutto arrabbiandosi. Tra il mio lavoro e l'arrivo di Yara negli Stati Uniti, non sto passando molto tempo con la famiglia e gli amici. Ieri, ogni volta che la guardavo, stava parlando con qualcuno e sembrava divertirsi. Così ho pensato, ok, sta bene, visto che sembra a suo agio, continuerò a parlare con gli altri. Non ti è passato per la mente che io qui non conosco nessuno? E che dovresti starmi sempre accanto? Ma io ti ho presentata a tutti e ti ho lasciata in compagnia. No, mi hai lasciata da sola. Ero a disagio, ero da sola. E tu non sei mai venuto a chiedermi come stavo. Mi hai ignorata, Jovi. Mi hai ignorata. Jovi non capisce perché mi sono arrabbiata. Non parlo bene la loro lingua. Non conosco nessuno. Sono incinta. Quindi non voglio essere trascurata. E adesso ho tanta paura che continuerà a trattarmi in questa maniera anche in futuro. Ieri ti sei dimenticato di me. E perché? Perché eri ubriaco. Non è vero, quindi... non ero così ubriaco ieri sera. Jovi, quando ballavamo eri ridotto così. Ciao, parlavi con tutti. Era una serata romantica. E tu hai rovinato tutto. Beh, se vuoi stare con me, devi smettere di bere. Non mi sembra necessario. Per me sì, devi smettere di bere. Ecco, certo, siccome ora sei incinta e non puoi bere, non posso farlo neanch'io. Non sì, ha senso. Sì, è così, perché devi sostenermi. Ok. Secondo me, a Jovi, quando beve, interessa solo divertirsi insieme ai suoi amici. Però deve capire che io ho mollato tutto ciò che avevo per venire qui. E deve fare in modo che io stia bene. Continui a pensare di non aver sbagliato nulla. Mio Dio, siamo andati a quella festa per divertirci. Ho bevuto un po' e ho festeggiato. Non è così grave. Tu bevi tutti i giorni. Dici che bevo sempre, ma lavoro un mese di fila, un mese e mezzo, due. Tu bevi benissimo e non stai pensando al futuro. Questo mi fa arrabbiare.
Se avessi saputo che la mia vita qui sarebbe stata così, non sarei mai venuta. Dico sul serio, perché avrei dovuto rinunciare alla mia vita per questa merda? Tutto, tu! Sì, perfetto. Pensi di avermi trattata bene? Sì, per me sì. No, per favore. Non voglio piangere per te, non voglio più farlo. Ti dà fastidio che sono incinta. Ti prego, Jovi. Per te bere è più importante di tutto questo. No, certo, ma mi stavo divertendo. Non stavo facendo niente di male. Riesci a mentirmi guardandomi negli occhi? Lo sai che non mi piace. Non è vero. Sì, invece. Puoi bere nelle occasioni speciali, ma non tutti i giorni. Vuoi essere un bravo padre e starmi accanto? O vuoi essere il tipo di padre che vive da solo e sta con i figli soltanto durante il weekend? D'accordo. Proverò a essere più premuroso con te e a bere un po' di meno. Scusa, io non pensavo che fosse così grave. Per me è fondamentale che il mio futuro marito mi porti rispetto, soprattutto se sono incinta. Voglio che mi dimostri che io e il bambino siamo la priorità. Finora non l'ha fatto. Oddio, che giornata assurda. E anche la serata. Sono venuta in Belize dopo 10 mesi di lontananza dal mio fidanzato di 27 anni, Ryan, e speravo tanto che mi avrebbe fatto la proposta di matrimonio con l'anello di mia madre, ma la situazione è degenerata in pochissimo tempo. Dopo 48 ore, io e Ryan abbiamo chiuso. Non mi raccontare c***o, Ryan, smettila! Ok, sei una c***o di pazza, chiaro? Sai cosa? Sai cosa? Allora è inutile che parli di bugie. È finita! Vai a fanculo, Ryan! Vai al diavolo! Vai al diavolo, Ryan! Ecco, non mi manca, però sì, quello stronzo mi ha deluso profondamente. Perché piangi? Ho dedicato 3 anni e mezzo della mia vita a uno stronzo bugiardo, ecco perché. Vuoi avere un ultimo chiarimento con Ryan oppure... No, in questo momento no. Ryan, ti amo. Ah, stronzo. Mi ami, eh? Buttiamo via tutta questa robaccia. Ho chiuso.